Renzi, i miei complimenti a chi studia, chi si chiude in cantina per ore e ore, cerca di preparare dei progetti che normalmente in più dei casi vanno a finire tutti male per colpa di un condizionamento discografico non adeguato, per colpa di tante strutture, per colpa di tantissima gente che sta al posto sbagliato, al momento sbagliato, purtroppo in questo ciclo storico italiano dove non si può fare più di tanto, insomma, lo dico per tutti i settori, per quanto riguarda la letteratura, la poesia, l'arte, la pittura in genere, e tutta la gente che vorrebbe dire qualche cosa, non ci sono spazi per poterlo dire e ci vogliono anni e anni di sofferenza, come sono stati per me, per poi poter dire qualcosa. Breakfast Club è un film del 1985 scritto e diretto da John Hughes con Emilia Esteves, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, John Capelos, Judd Nelson, Molly Ringwald e Ally Sheedy. Commedia adolescenziale appesantita dai cliché e scritta su misura per alcuni elementi di spicco del Brat Pack. The Breakfast Club è un film che prova a grattare via, uno dietro l'altro, gli strati di rabbia, rossetto, forza, ingenuità e forfora, per rivelare uno spaccato fedele dei giovani, delle loro famiglie e della società di metà anni 80, non solo americana. Ci riuscì in parte, ma al botteghino funzionò egregiamente, tanto da rivelarsi un successo clamoroso. Cinque studenti, uno sportivo complessato, una ricca viziata, un nerdone, un borro scatenato e una bugiarda da competizione si ritrovano a dover passare il sabato all'interno della libreria della scuola per riflettere sulle rispettive malefatte. Isolati e costantemente sotto il controllo del severo ma imbranato Mr. Vernon, dovranno loro malgrado conoscersi, spogliandosi pian piano dei propri personaggi per rivelare le rispettive fragilità. Il confronto farà bene ai ragazzi che a fine giornata usciranno dalla libreria un po' più maturi rispetto a quando vi erano entrati. Dopo essersi messi in evidenza scrivendo National Lampoon's Vacation e Mr. Mamma, due titoli che avevano avuto un ottimo riscontro al cinema, lo sceneggiatore John Hughes scalpitava per passare finalmente dietro la macchina da presa. Il successo delle commedie adolescenziali era un'occasione da non perdere, da Porky's fuori di testa fino a Risky Business. Queste pellicole ricche di natiche compiacenti e capezzoli appetitosi avevano dimostrato di saper soddisfare i pruriti dei quindicenni zozzetti a cui si rivolgevano. Hughes, già noto per la sua prolificità, aveva pronti al riguardo un paio di copioni che, pur mantenendo battutacce e nudità richieste dal mercato, narravano storie un po' meno ovvie, spesso partendo dal punto di vista femminile, e all'interno delle quali si muovevano quindicenni caratterizzati da un estremo disagio. Questi personaggi problematici, fuori posto e imbranati faranno da filo conduttore ad una trilogia, poi definita dell'annuario scolastico, di cui The Breakfast Club avrebbe dovuto essere il primo capitolo, seguito da Sixteen Candles. La Universal, con cui Hughes era sotto contratto, preferì dare invece precedenza a quest'ultimo, che pur costando molto di più, aveva una trama lineare, una protagonista ben definita e un finale rassicurante. Hughes dimostrò ben presto di saper dirigere un film, tant'è che The Breakfast Club entrò in produzione ancor prima che Sixteen Candles, che si rivelerà un buon successo di pubblico, venisse completato. La Universal, del resto, fu facilmente convinta anche dal costo irrisorio del progetto, che non avrebbe superato il milione di dollari.
Hughes, inoltre, aveva già pronta la sceneggiatura, scritta nel tempo record di 2 giorni durante l'estate del 1982, e quindi poté passare subito alla composizione del cast. Da Sixteen Candles, il regista cooptò il sedicenne Anthony Michael Hall per la parte di Brian the Brain Johnson e la coetanea Molly Ringwald per il ruolo della disadattata Allison Reynolds. Per la parte di Claire Standish, che in origine si chiamava Katie Douglas, vennero considerate numerose attrici, tra cui Robin Wright, Laura Dern e Jodie Foster, prima che la Ringwald pretendesse per sé quel ruolo. Hughes fu incapace di dire di no alla sua musa ispiratrice e obbedì, dando contestualmente la parte di Allison ad Ellie Sheedy, altra attrice che del resto il regista voleva fortemente nel film. Emilio Esteves venne ingaggiato per la parte del ribelle John Bender, dopodiché aiutò Hughes a cercare l'attore giusto per il ruolo di Andrew Clark. Vedendo Esteves dispensare consigli ai colleghi che provavano la parte, Hughes si convinse pian piano che probabilmente quello che aveva capito meglio il personaggio era proprio il figlio di Martin Sheen. Il regista gli chiese la disponibilità ad interpretare quel ruolo ed Esteves rispose che andava bene. La scelta dell'attore, tonico ma non molto alto, portò Hughes a trasformare Andrew, in origine un giocatore di football, in un lottatore. Restava soltanto da trovare il profilo giusto per il ruolo di John Bender. Hughes avrebbe voluto Nicolas Cage, ma il nipote di Coppola non convinse del tutto durante il provino e inoltre chiedeva un compenso troppo alto. John Cusack, anche lui in Sixteen Candles, fu a un passo dalla firma, ma a pochi giorni dall'inizio delle riprese, fissato per la fine del marzo 1984, gli venne preferito Judd Nelson. Quest'ultimo si presentò al provino vestito così come lo si vede nel film e affrontando chiunque gli si parasse innanzi, con la stessa spocchia e il frasario da scaricatore di porto che avrebbero caratterizzato il personaggio. Paul Gleason venne scelto per il ruolo del severo ma farlocco Richard Vernon, mentre Rick Moranis si assicurò la parte del bidello Carl. La Shermer High School, che non esiste, venne ricreata utilizzando, per alcuni interni, la Glenbrook North High School, che non a caso è sita sulla Shermer Road di Norbrook, ma in massima parte il film venne girato nella Main North High School di Des Plaines, all'epoca quasi del tutto chiusa. La libreria all'interno della quale i 5 protagonisti vengono reclusi non è però quella dell'istituto, che era troppo piccola per permettere le riprese. Fu perciò costruita da zero nella palestra e una volta allestita, Hughes fece provare il copione agli attori ogni giorno per quasi 3 settimane prima di battere il primo Chuck. Il film, per stessa missione del regista, venne girato in sequenza perché ancora inesperto. Tale modalità produsse effetti benefici, giacché fece crescere negli attori una maggiore consapevolezza dei personaggi e fece evolvere in modo più naturale il loro rapporto. Dopo un paio di giorni, tuttavia, fu chiaro che Moranis non funzionava. L'attore, ingaggiato per dare al film qualche guizzo comico, fu lasciato libero di plasmare a suo piacimento il personaggio del bidello Carl. Inizialmente contento di avere un attore di richiamo all'interno del cast, Hughes si accorse ben presto che Moranis aveva trasformato il personaggio più saggio, in gambe e spietato del film in una macchietta da 4 soldi, un fesso con un copricapo a falda larga e un bizzarro accento russo che non faceva ridere. La situazione precipitò in fretta. Hughes chiese a Moranis di caricare meno il personaggio, ma quando fu chiaro che il messaggio non era arrivato, il regista, d'accordo col produttore Ned Tennen, gli indicò la porta e lo licenziò in tronco. Al posto di Moranis venne chiamato John Capelos, che Hughes conosceva bene e che si rivelerà perfetto per il ruolo. La vicenda di Moranis non inganni sulla volontà del regista di lasciare spazio alla creatività degli attori. Al contrario, Hughes permise loro ampie libertà nella definizione dei personaggi. Molti dialoghi importanti, come quelli delle rispettive missioni, sono frutto di improvvisazione. Il regista accolse anche numerose idee, tra cui quella di inserire il testo di Changes di David Bowie all'inizio del film, proposta da Ellie Sheedy, così come il pugno alzato da Nelson, che da copione avrebbe dovuto limitarsi a scomparire dall'inquadratura dopo aver attraversato il campo sportivo. Le riprese subirono un lieve rallentamento a causa della legge sugli attori minorenni che consentiva l'impiego sul set di Hall e Ringwald per sole 4 ore al giorno, ma furono completate in tempo il 29 aprile 1984. Il film venne programmato per l'uscita quasi un anno dopo, il 15 febbraio 1985, rivelandosi un vero e proprio caso cinematografico. Vediamo ora qualche curiosità su The Breakfast Club. Durante la sequenza iniziale viene inquadrata una galleria fotografica inerente agli uomini dell'anno della scuola.
Guardate bene, al centro vi riconoscerete il bidello Carl, eletto nel 1969. L'attore che lo impersona, John Capelos, fece una figuraccia epocale mentre si girava la scena, in cui Carl ammonisce i ragazzi in libreria. Complice il tardo pomeriggio e la stanchezza, Judd Nelson ed Emilia Esteves cominciarono a fare di tutto per far ridere Capelos durante le sue battute. All'ennesimo Chuck interrotto, l'attore disse ai due che erano talmente imbecilli che se si fossero trovati sul set di Apocalypse Now nel momento in cui Martin Sheen ebbe un infarto, l'avrebbero continuato a guardare ridendo. Esteves cambiò subito espressione e uscì dal set vestito di un rancore profondo. Capelos venne informato subito dopo da Hughes che Martin Sheen, all'anagrafe Ramon Antonio Gerardo Esteves, era il padre del giovane Emilio che per quell'episodio, vissuto peraltro in prima persona, aveva sofferto molto. Le pronte e sincere scuse di Capelos, che ignorava la parentela, chiusero l'episodio. Anni dopo, sul set della serie televisiva The West Wing, Capelos raccontò l'accaduto a Martin Sheen, che si fece al riguardo una grossa risata. Il film in origine aveva un titolo molto più crudo, Detention, ossia detenzione. Il regista lo cambiò in The Breakfast Club dopo che un amico del figlio gli disse che i sabati passati a scuola in punizione venivano chiamati proprio così per via dell'orario mattutino. Prima che divenisse definitivo, tuttavia, il titolo passò per numerose alternative tra cui The Lunch Bunch, The Library Revolution e infine Saturday Breakfast Club. Per la scena orrenda in cui Allison utilizza la forfola che fuoriesce dai suoi capelli bisunti per rappresentare la neve sul suo disegno, venne utilizzato del formaggio grattugiato, probabilmente una mefitica falsificazione del nostro parmigiano reggiano. Per la colonna sonora del film, Hughes volle fortemente Kit Forsey, percussionista e paroliere, allievo di Moroder. Forsey compose insieme a Steve Schiff Don't You Forget About Me espressamente per il film. Dopo aver realizzato una demo, la fece ascoltare ai Simple Minds, di cui era un grande estimatore. La band, però, rimase tutt'altro che impressionata e rifiutò l'offerta di inciderla. Forsey contattò prima Brian Ferry, a cui la canzone piaceva ma era impegnato nella realizzazione dell'album Boys and Girls, e poi Billy Idol, che declinò l'offerta. Dopo il rifiuto di Cy Curnin, il cantante dei Fix, Forsey volò a Londra per fare un nuovo tentativo con i Simple Minds. Questi ultimi, che stavano lavorando sull'album Once Upon a Time, ribadirono di non voler suonare pezzi scritti da altri, ma alla fine, grazie alla pervicacia e soprattutto alla pazienza di Forsey, si convinsero a registrare la canzone che pensavano, venendo pubblicata all'interno di una colonna sonora di un film a basso costo, non avrebbe potuto fare danni alla loro carriera. Arrangiato e registrato in sole 3 ore in uno studio di Wembley, il brano di quel rompicoglioni di Forsey, per stessa ammissione di alcuni membri della band, aveva però qualcosa di speciale. Andò a finire, come tutti sappiamo, Don't You Forget About Me sarà un successo planetario, raggiungendo la vetta delle classifiche americane, un traguardo mai raggiunto prima dalla band scozzese, e diventando una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta. Come ogni film adolescenziale dell'epoca, anche The Breakfast Club prevedeva, per spezzare la monotonia derivante dalla permanenza all'interno della libreria, una scena lubrica al centro della quale avrebbe dovuto esserci Robin, un insegnante di educazione fisica saggia e procace, le cui vergogne sarebbero state sbirciate dai ragazzi una volta scovato il solito foro nella parete dello spogliatoio femminile. Per il ruolo della bella insegnante venne ingaggiata Karen Lee Hopkins, la Brenda dell'implacabile. La permanenza dell'attrice sul set, tuttavia, durò pochi ciak. Molly Ringwald, Ellie Sheedy e la produttrice esecutiva Michelle Manning si presentarono nell'ufficio di John Hughes chiedendogli di stracciare la scena di nudo perché secondo loro era l'ennesima espressione di spregio del corpo femminile. Il regista ascoltò le 3 donne eliminando la scena e con lei anche il personaggio di Robin, le cui battute vennero trasferite a Carl. La povera Hopkins venne fatta fuori senza grosse storie. Tuttavia, ricordando la questione, l'attrice, poi diventata sceneggiatrice, ha negato questo fatto legato alle scene di nudo perché sostiene, nel copione a lei proposto, non ce n'era traccia, sebbene ne ricordasse un'altra, in cui il laido vicepreside spiava le sue forme generose e saporite durante un allenamento in palestra. Una delle prime versioni della sceneggiatura confermerebbe tale ricostruzione, ma è possibile che la scena al centro della disputa sia stata inserita successivamente. La Hopkins, ad ogni modo, non ha mai ricevuto alcuna spiegazione riguardo al suo allontanamento, lasciando la questione, a 40 anni di distanza, avvolta nel mistero. Nel film vi sono un paio di camei interessanti, la mamma e la sorellina di Brian sono realmente la mamma e la sorellina di Anthony Michael Hall. Il padre, invece, è interpretato niente meno che dal regista.
Judd Nelson affrontò il suo ruolo in modo serio e metodico, non abbandonando mai il personaggio di John Bender fino alla fine delle riprese. Un giorno, durante una pausa, si recò in una lavanderia e dopo qualche minuto il gestore, impaurito da quello che sembrava a tutti gli effetti un avanzo di galera, chiamò la polizia. E ancora, in una vicina scuola, in cui si recò una mattina per testare il suo personaggio, Nelson tirò su in poche ore una gang a cui comprò birra e ettolitri, incurante che si trattasse di minorenni. All'attore, che all'epoca delle riprese aveva già 25 anni, fu lasciata ampia libertà per tratteggiare e caricare il proprio ruolo, che in definitiva è quello che traina il film. Tuttavia la sua esuberanza spesso superò i limiti. In particolar modo Nelson provocò costantemente e prese in giro pesantemente Molly Ringwald, proprio come Bender faceva con Claire. L'attrice, tuttavia, sapeva che si trattava del semplice metodo e, pur non gradendo, non diede mai soddisfazione al collega. Ma a Hughes la cosa non piaceva. Il regista, che considerava la giovane attrice una sorta di sorellina da coccolare e proteggere, oltre che musa ispiratrice, più di una volta avvertì Nelson di non esagerare, perché oltre a non essercene bisogno, nessuno glielo aveva richiesto. L'attore, allo stesso modo del personaggio che interpretava, si fece beffe dell'avvertimento e invece di lasciare raddoppiò, e il giorno dopo, sul set, non appena si trovò di fronte alla Ringwald, fece una battutaccia sul padre non vedente dell'attrice. Alla 38esima cattiveria gratuita, Hughes incontrò di nuovo lo sguardo della sua Molly, stavolta sofferente. La brocca colma infine traboccò. Il regista impazzì completamente, si avventò come una furia su Nelson, gli disse che era un teppista psicopatico, lo mise alla porta. E vaffanculo, eh? E lo mandò a fanculo. Che tu possa essere disgraziato eterno. Tutti gli attori, da Paul Gleason fino alla stessa Ringwald, chiesero a Hughes di riconsiderare la sua decisione di riammettere Judd Nelson sul set. Il regista alla fine si fece convincere, ma giurò che non avrebbe mai più lavorato con quell'attore. The Breakfast Club è stato un grande successo al cinema, incassando oltre 50 milioni di dollari a fronte di uno solo speso per realizzarlo. Il film avrebbe dovuto essere il primo di una serie da svilupparsi ogni 10 anni, ma già dopo la fine delle riprese era chiaro che non sarebbe stato possibile. Oltre che con Nelson, il regista ben presto entrò in conflitto anche con Michael Hall e Molly Ringwald. I due fecero ancora un film con Hughes, rispettivamente La Donna Esplosiva e Bella in Rosa, ma rifiutarono le successive proposte del regista perché stufi dei soliti ruoli adolescenziali. Hughes non la prese bene e la frattura che si generò non si ricompose. Il film, nel corso degli anni, anche grazie all'home video e ai passaggi televisivi, ha mantenuto un'enorme popolarità e prodotto un continuo approfondimento dei temi trattati e dei personaggi descritti, un'analisi che ha portato a considerazioni molto negative, a partire dalla fragilità stereotipata dei personaggi femminili. Vittima di continue angherie, violenze verbali e fisiche, anche se solo deducibili, il personaggio di Claire si lascia infine sedurre da colui che l'ha molestata per tutto il film. Per non parlare del superficiale cambiamento di Allison, il cui disagio sparisce con due sole passate di rimmel. L'assenza, tra le tante, di almeno un personaggio di colore che di difficoltà ne avrebbe potute raccontare a bizzeffe, è colpevole, anche se in fondo tale mancanza racconta meglio del film l'indifferenza al riguardo di Hollywood e, in ultima analisi, di buona parte della società americana. Una visione meno severa, tuttavia, non può che plaudere alla volontà di Hughes di rappresentare l'assenza di dialogo e confronto tra diverse generazioni e il valore fondamentale dell'ascolto e della comprensione, limitandosi a descrivere senza esprimere giudizi. Pur con i suoi limiti, The Breakfast Club, nonostante tutto, continua a ricordare i ragazzi trascurati, solitari, obbligati, impacciati e incazzati di ieri e di oggi, che forse non è tutta colpa loro.